Luca Monica, Monica Luca. Benvenuti. Ciao Monica. Ciao, ciao a tutti. Abbiamo sentito i punti. Da 5 a 1. 5. 4. 3. 2. Come la vedi? Lo vedi? Dunque, vedo che allunga le sue mani. Nella mano destra tiene un calice con dentro delle bollicine. Nella mano sinistra un altro calice completamente spezzato. E quindi ha solo lo stelo in mano. Quale mano ha il calice con le bollicine e quale il calice rotto? A destra quello intatto. A sinistra quello rotto. Ok, ti dà l'autorizzazione? Sì. Qual è il significato di questa visione? Chiediamoglielo. Mi dice quello che vorrebbe che fosse a destra, vorrebbe proprio brindare alla vita e a sinistra come sente che è il suo stato d'animo e la sua esistenza generale. Vabbè. Vibrazione. 2 miliardi. Consapevolezza. 103%. PSPE. PS 41%. Vite precedenti. 1978. Cervello. Circa 8%. Allora, Luca ha già fatto sessioni con me. Ha interferenze. Io vedo diversi rettili, tipo come se fosse una specie di covo di serpenti e dietro delle lucertole, dei militari. E vedo anche un condor, tipo un falconiforme. EDL. Allora, adesso mi si divide tipo il quadro che io vedo e vedo quello che c'era nel passato. Nel passato c'erano gli EDL e vedo anche degli insettoidi, però no, non le vedo più attualmente. Vedo che quel capitolo lì è stato superato. Gli insettoidi, dici, e gli Sì. altri. LDL, sì, anche se poi qua in generale lui mi sta facendo vedere un po' la famiglia, quindi mi sta facendo vedere tutte le interferenze insieme che c'erano nel passato. Ah no, noi abbiamo lui. Abbiamo solo lui. Principalmente io ho visto, c'era anche un falconiforme nel passato, LDL vedo e insetti vari. Vedo Oggi. tafari, vedo mantidi. Questo nel Oggi passato. chi c'è? Attualmente vedo rettiliani e militari e falconiforme e condor. Militare di dove? Tari di dove? Ah, della sua città? Americani, quindi? Sì. Sì, americani, USA? poi vedo proprio come una specie di filo di connessione.
tra la sua città e Roma. Papa. Sì. Non solo. Vabbè. Non solo, sì. Facciamo un cinema e facciamo un recinto del bestiame. Nel cinema chiamiamo la figlia e la moglie. La figlia dice finalmente. La moglie allora viene con qualche remora. Diciamo che è un po' come la figlia che la tira per mano. Se non vuole venire la moglie non viene, eh? Non deve fare un favore a nessuno se non a se stessa. Ma questa è una famiglia che, al di là di quelle che possono essere i conflitti, i contrasti di superficie quotidiani, in verità è molto unita. E quindi la madre sente di avere un ruolo importante, di voler partecipare e comprende anche che c'è, lei deve fare ancora un pezzo importante, suo personale, quindi non solo rispetto alla famiglia, ma suo personale, quindi vuole. Va bene, nel recinto degli animali ci mettiamo l'argentino con le orecchie brutte, tutti i militari della sua città, esseri umani, eh? L'argentino viene, è vivo. Secondo Quindi non viene nessuno. me no. Al momento no. Ok, chiamiamo la parte eterica e se c'è subliminale di quello che ha dato alcuni anni fa una carezza in testa alla figlia. Quando Luca ha avuto la malaugurata idea di andare a Roma, di vedere il Papa, così. Allora, la parte subliminale non pervenuta. Arriva la parte eterica. Vedo proprio quel momento in cui c'è una specie di riconoscimento, chiamiamolo così. Come se questo uomo avesse riconosciuto la possibilità in questa allora praticamente ragazzina. Una predisposizione, diciamo così, ad accogliere un certo tipo di interferenza proveniente dal secondo universo. L'ha proprio vista come una buona preda, una delle tante, tra l'altro, cioè tantissime. Che è successo? Mettendo la mano, la figlia è iniziato a cambiare, Sì. specialmente nel rapporto con la madre. Sì, vedo proprio questa mano che si allunga sulla sua testa ed è come se si creasse una specie di colata nera, tipo come se fosse dell'asfalto, e che non rimane solo in superficie, ma mano a mano è come se venisse, allora, in superficie crea questa barriera nera. E in profondità arrivano come le tossine che costituiscono questa materia e quindi va a penetrarla completamente. Di questa sostanza nera che io collego al secondo universo, l'abbiamo vista diverse volte, no? Questo fumo nero, in questo caso è come se si fosse addensato. Quindi Papa secondo universo. Direi proprio di sì. Secondo universo demoni, quindi Papa demone. Quindi l'esatto opposto di quello che si propone essere. Bisognerebbe che tutte le nonne e le vecchiette che sono a casa che guardano la foto del Papa lo sappiano. Ma Tutto adesso quello che è lui. secondo universo è inviso
neanche tanto alla natura umana, è proprio in viso alla realtà in cui siamo immersi. Adesso il Papa mi sta facendo vedere uno squarcio di una chiesa storica romana. Mi fa vedere una specie di sovrapposizione, cioè dunque, i riti pagani antichi nello strato sotto, poi come se venisse ricoperto questo da un nuovo vestito, chiamiamolo così, per andare a costruire la chiesa. Ok? Ma di fatto è solo un nuovo vestito. E quindi fondamentalmente è la stessa cultura pagana, fatta, diciamo così, da nuovi aspetti, da nuove apparenti proposte, ma nella sostanza è quella. E quindi i sacrifici umani, ecco, vedi, e infatti mi parla di Pachamama. Chi Pachamama, che era ne parla? questa, il Papa. Quindi questa divinità a cui venivano fatti i sacrifici e bisogna ritornare a quello, cioè bisogna togliere quel velo lì. Non servono più gli orpelli, dice. Sai che non ho capito. Me lo rispieghi? Allora, quello che sono riuscita a vedere è, dunque, la cultura pagana antica. Pre-cristiana. E quindi c'erano queste divinità che andavano ingraziate con tanti sacrifici umani. Ed era una cosa palese, pubblica, no? Si faceva così, cioè non era nascosta. Poi è arrivato un momento storico in cui c'è stato il bisogno di mettere, mi fa vedere questo velo. Bello, prezioso, tutto dorato, un po' vellutato, ok? Per coprire. E sopra mi fa Tutto questo. vedere, sì, sopra mi fa vedere la nuova struttura, che è cattolica. Ma di fatto è come se fosse solamente, non so come dirti, un nuovo abito. Ma poi sotto è la stessa roba. Però nascosti, quindi adesso non è che il Papa trova, chiede i primogeniti, se mangia i bambini così davanti alla folla, come si Esatto. faceva con Moloch. Adesso lo fa nei suoi spazi privati. Esatto. Ok, entità mentali, nelle prime sessioni, no, sicuramente non le abbiamo viste, di Luca, no? Non le abbiamo viste. Mentali, vediamoli. Rullo di tamburi. Dunque, io vedo un'entità mentale 2 che però in alcuni momenti diventa 3 quando assume più forza e la vedo sintetizzata dalla parola capofamiglia. Quindi sono una serie di paure e di incertezze legate a questo suo ruolo e senso di responsabilità molto forte. Anche rispetto al fatto di farlo correttamente, anche rispetto al fatto di quanto sia importante la sua figura per la stabilità di tutta la famiglia, ma che forse non è in grado bene di farlo, tutta una serie di insicurezze relativamente a questo suo ruolo. Quindi lo vedo che oscilla tra 2 e 3, in alcuni momenti diventa 3. Poi ne vedo una più stabile, diciamo così, di livello 4. E mi viene come parola disfatta barra disfacimento. E mi fa vedere che si riferisce a tutta una serie di situazioni di sfascio, diciamo così, no? Che lui ha creato, cioè percepisce, ma perché le ha create tali. Quindi
quindi un po' di sfascio per certi aspetti della famiglia, ma specialmente nella sua vita sociale, e anche un po' di questa specie di sfascio nel senso proprio di slegamento, chiamiamolo così, anche dentro di sé, dove lui non sente comunicazione fra le parti di sé, fra i corpi, ecco, non riesce a connettere insieme il corpo emozionale, il corpo mentale, subliminale, eterico. La 2 e la 4, quindi. Diamogli Sì, due, a volte tre, sì, e quattro. sempre un nome con il numero perché non hanno un altro nome. Poi sì, le entità mentali aumentano o diminuiscono a volte in base ai momenti, in base al tempo. Ok, ci sono i pianti. Allora, vedo un impianto mentale. È come una specie di semi-aureola, nella parte davanti, quindi. La zona addominale in generale, come se fosse una specie di fascia, che gli prende da sopra le creste iliache, da sopra questa ossatura del bacino, tutta la parte, diciamo così, centrale. Vedo anche, sì, parte stomaco. Sì. E che quindi forse ha delle ripercussioni anche dietro, rispettivamente proprio nella parte dietro. Piedi, caviglie. Altri non ne vedo. Causa esoterica del ritorno di queste interferenze. La parte mentale ha fatto veramente un gran gioco, perché benché in gran parte si fosse ripulito lui e i suoi componenti familiari anche della famiglia, mancava questo pezzo importante che era il corpo mentale, che è andato trascurato. E quindi cosa ha fatto? Si è riversato sul corpo emozionale e ha di nuovo ricreato una situazione proprio di bassa frequenza. Bassa frequenza che ha dato di nuovo accesso alle interferenze. Quindi sono le entità mentali che c'erano, non sono state viste, non sono state tolte, e hanno riportato. Creato una specie di contaminazione. La parte mentale è andata verso la parte emotiva e poi successivamente, diciamo così, ha preso tutti i corpi, partendo dal mentale. Okay? È andato nel fisico, è andato nell'emotivo. Nome del progetto di Luca. Mi viene fuori giro tondo. Perché? Perché è come se gli volessero far fare questo gioco che non si conclude mai. È come
Oltretutto non è solo, no? È un giro tondo, in effetti in genere non viene fatto solo, quindi lo vedo legato per mano, no? Quindi ai suoi componenti della famiglia, che girano in tondo, si sfiniscono in questo giro tondo, perché diventa proprio spossante, no? Questo girare. Vedo che gira la testa a loro, vedo che ci sono proprio episodi come di mancamento di forze, di energie, che si traducono in vari modi, sia appunto in energie che mancano proprio a livello fisico e quindi con una serie di problematiche somatiche proprio, e anche una specie di sfinimento mentale ed emotivo che dà accesso a tutta una serie di situazioni, di eventi nella vita che vanno a spossare ulteriormente. Sia lui che gli altri componenti della famiglia. Okay. Causa esoterica di appendicite. Due ricoveri. Io lì la vedo legata ai rettili. Io lì vedo proprio quindi la volontà di nuovo di interferire Luca e farlo in una maniera abbastanza seria, tra virgolette, ok? Quindi anche attraverso delle abduction che sono avvenute proprio anche nel momento dell'intervento chirurgico. Io lui lo vedo un uomo molto intelligente, molto pericoloso, tra virgolette, per le capacità e le consapevolezze che lui potrebbe avere, quindi un individuo che va fermato. E hanno trovato un po' il suo punto debole, che è questa fascia qua, la fascia addominale in generale, e quindi un'occasione interessante poteva essere proprio quella di intervenire allora dunque mi dice più cose, perché mi dice sia togliere una parte, quindi togliere l'appendicite, tra l'altro un intervento avvenuto anche in età avanzata, no? Quindi generalmente insomma questo avviene molto prima, no? Quindi provare comunque a sottrarre una parte della sua forza, perché comunque di fatto ogni organo del nostro corpo ci dà una forza. Toglierglielo così, e allo stesso tempo vedo un impianto però eterico, come in sostituzione dell'appendicite. E le punture al petto che si è rinvenuto dopo gli interventi? Allora, quello proprio a me lo fa vedere come tipo i denti del serpente, quindi di nuovo per riportarmi alla presenza dei rettili e di nuovo per riportarmi all'idea di una sorta di abduction a tutti gli effetti durante la sede chirurgica. Ok. Però perché lasciare un segno, visto che possono lasciare nessun segno? Loro vogliono creare paura in lui. Però lui ha deciso di fare un'altra sessione, quindi oggi togliamo tutto. Quindi si sono tirati la zappa sui piedi questi qua. Loro sanno che Luca è decisamente un osso duro. E diciamo che con lui... Mi sta dicendo che non ha paura. Lo so. Le hanno provate un po' tutte, nel passato anche interferendolo molto più pesantemente. Adesso quello che loro riescono a fare, fino a dove loro si riescono a spingere, è questo. Ma loro non mollano fino alla fine. Sì. Guarda, mentre lo dico... Adesso poi faremo una considerazione... Davanti? Sì. Sì? Sì. Che cosa fa? Ti minaccia?
Sì, tira fuori la lingua e la vibra. Chiedigli un po' come si permette davanti a una signora. Anzi, come osa davanti a una signora. Dice che quello è territorio suo. Quello è Io sto territorio invadendo il suo suo. territorio. Sì? Sì. Allora, dove c'è un serpente c'è una mela, e una mela con dentro un ad eternum, ma una frequenza assurda. Sì, lui viene praticamente come inghiottito dalla mela. Inghiottito e sbriciolato dalla mela. Ok. Sei una nuova Biancaneve, i capelli neri li hai. Cioè, in realtà al contrario, perché sei tu che dai le mele adesso. E non sono avvelenate, ma sono piene di alta frequenza. Esatto. Questa è gialla, infatti non è rossa. Bene, la cura alternativa di cui non possiamo fare nome, ma che inizia con biossido, a cui si sottopone Luca, e che non possiamo fare nome perché sennò ci censurano tutte cose, a mamma. Dai, ridi, ridi. Perché fallisce? E funziona. Perché fallisce pubblicamente Nel parlando? caso di Luca, sì, nel caso di Luca, negli effetti. Allora, dunque, talvolta ha un buon effetto su di lui, anzi, un effetto buono e rapido. Altre volte invece no. Ma questo perché è come se. Qua ritorno, no? Sulla questione dei corpi, è come se il suo corpo fisico arrivasse in alcuni momenti a non riuscire ad essere recettivo perché è completamente, diciamo così, schiacciato, me lo fa vedere compresso, da queste interferenze e dal corpo emozionale negativo che ne impediscono il corretto assorbimento. In Io vedo generale è una che tecnica valida. nella maggioranza dei casi sì, naturalmente non per tutti, perché comunque c'è anche una soggettività rispetto a qualunque tipo di medicamento, anche positivo, ok? Però io vedo di sì, che è un buon rimedio, non costoso e che ovviamente è ben tenuto nascosto proprio per questa ragione, perché non frutta le grandi case farmaceutiche. Va bene, moglie e figlia sono sempre nel cinema, sì. Sì. Causa esoterica di quell'incidente strano. Motivi futili, un camion sbanda a bassa velocità, un cono evita un cono per strada che finisce sulla macchina e distrugge il paraurti. La Sai moglie che io però, qua. Mentre il Vai, vai. cono sta venendo verso la macchina, vede la macchina distrutta, loro pieni di sangue, il parabrezza rotto. Cosa è successo? Io vedo qua la moglie che, allora dunque, in questa fase attuale della sua vita è un po' spaventata da tutta una serie di questioni esoteriche, ok? Però lei, anche nelle sue vite passate, ha avuto, diciamo così, una certa confidenza e familiarità, ok? Ha avuto una certa capacità, diciamo così, paranormale. In questa vita ha un po' di fatica, perché si deve occupare di altre cose. Lei, in questa vita qua mi dice che si deve occupare dei traumi, della risoluzione dei traumi, ok? Quindi cosa succede? Che è un pochino più in primo piano questa risoluzione dei traumi rispetto alle sue facoltà paranormali. Però io vedo che durante questo incidente lei è come se fosse riuscita a leggere un bivio,
Lei è riuscita a vedere diciamo così, il filone tragico di come poteva andare la vicenda, ok? E in qualche modo io vedo a creare una specie di deviazione. Mi fa vedere questo. Come se dicesse, no, adesso per noi no quella roba lì, no di nuovo il trauma così forte, ok? Ma un piccolo shock, perché comunque ovviamente l'incidente ha provocato spavento, eccetera. Ma il trauma in un'altra maniera. Lei sta, nella sua vita, vedo, piano piano, riuscendo a rielaborare i traumi, ok? Attutendone la portata, però è come se avesse sempre bisogno, ancora per un po', di materializzarli questi traumi nella sua vita. Ok, però l'incidente da chi è stato causato e perché? Allora, sempre partendo dal presupposto che tutto quanto, no, viene creato da noi, qua io ho proprio visto un intervento congiunto, diciamo, in quel momento loro erano tutti quanti insieme, no? E quindi è come se si fossero riunite le loro interferenze, che sono di diverso tipo, ok? Quella del padre, della moglie, della figlia, si fossero riunite per causare questo ennesimo sconvolgimento nella famiglia. E quindi vedo qua, per esempio, diversi interventi. Vedo di nuovo i rettili, vedo una parte del... oddio, aspetta, un felino, che secondo me è più attinente alla moglie, ok? E vedo anche degli uomini del tempo. Quindi che concertano per, diciamo così, l'andamento più tragico. Però vedo poi un forte intervento della PS della moglie che riesce a far andare in quell'altra maniera. Quindi sì, un incidente, ma più blando. Vabbè. Causa esoterica dell'assenza di una vita sociale, di amici, vita noiosa, solitaria. Allora, l'entità mentale 4 di questo disfacimento, no? Che significa, quindi significa più cose, significa fallimento, ma significa anche disfare, sciogliere, allentare i legami, ok? Allora, vedo che un po' ci sarebbe stata comunque questa cosa, perché Luca ha fatto... un passo evolutivo importante negli ultimi anni della sua vita e le persone che lo circondano non hanno fatto altrettanto questo passo evolutivo. Indi per cui, al di là della questione Cinivac, era una cosa che sarebbe comunque realizzata, sarebbe realizzata in ogni caso. E ma lui Cinevac aveva sempre visto. Dimmi. Lui adesso ha bisogno di nuove alleanze. Infatti, è un'opportunità. Sì. Alla fine lui aveva già un percorso di consapevolezza avviato e non credo che in questo fossero anche i suoi amici. E Cinevac non fa che confermare questa linea. È giunto il momento di nuova aria fresca, no? Esattamente. Quindi la visione negativa trova una soluzione nel desiderio di qualcosa di nuovo, inevitabilmente. Sì, mi fa qua vedere non direi anche... che ci siano interferenze. Sì, il corpo emozionale in questo caso c'è, no? Del pessimismo, della negatività, dell'isolamento, ma perché lui parte come parametro da quello che lui aveva prima, ok? E invece appunto lui si dovrebbe aprire al nuovo. Se continua a considerare quello che aveva prima, continuerà a perpetrare queste sue emozioni, ok? Quindi di solitudine, di isolamento, di non sentirsi compreso.
Come se sentissi Ma emarginato. poi mischia due cose che non sono compatibili, cioè lui sta evolvendo, le persone Esatto. attorno a lui no, lui ricorda il vecchio rapporto di gite, scherzi, cene, frizzi e lazzi delle vecchie persone con cui, ma quelle non si sono evolute. Esatto. Quindi le due cose sono assolutamente incompatibili. O acqua o olio, insieme no, non ci stanno, non si sciolgono insieme. Quindi se lui vuole tornare con gli amici deve abbandonare il suo percorso di consapevolezza, che è praticamente impossibile farlo, a meno di, non so, di tirarsi un colpo in testa esotericamente parlando. Altrimenti cambia amici, cambia giro di amici. Questo sta riguardando tutti, Luca, eh? Tutti, 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 tutti. Non ho più amici, sono tutti cinivaccati, sti gran cazzi. Non dire parolacce, Monica. Ok. Famiglia di origine slegato, stessa roba. No, la famiglia attuale, collegamento. Vabbè, è chiaro che la sua famiglia è tutto, l'abbiamo già anche visto. Ci sono delle vite precedenti particolari che legano lui alla figlia, lui alla moglie, o tutti e tre insieme? Mi fa vedere questa vita in cui erano tre sommozzatori, tipo, e appartenevano a una stessa squadra, vedo. Erano tipo, forse facevano dei lavori per un settore investigativo criminale, eh? E vedo che proprio andavano in profondità, Cercavano vedo, a la verità. cercare se. La verità andandola a cercare, a scovare in luoghi angusti, prendere un'attrezzatura, immergersi. Noi non siamo animali acquatici, quindi basta un piccolo incidente, siamo a rischio di vita. Quindi in qualche modo andavano a cercare la verità. E lo continuano a fare in questa vita. Rivedere vite precedenti è sempre molto affascinante, ma è anche abbastanza relativo. Si trovano sempre vite di questo tipo, vere o presunte tali, perché magari è tutto soltanto simbolico per dare un messaggio. Va bene, chiamiamo un po' di disincarnati, i genitori, i nonni, tutti i parenti di questa vita di Luca, di tutte le generazioni di Luca. E di tutte le generazioni della moglie, e chiamiamo tutti quelli che sono stati danneggiati dalla narrativa cavolata di moda, quindi sono stati intubati, portati in ospedale, terrorizzati e sono anche, ci hanno rimesso le penne, tutti i morti da Cinivac, quindi e tutti i morti da non Cinivac. Tutti quelli che ci hanno rimesso le penne per l'influenza. Sai, questa volta mi compare anche una cosa singolare. Le persone che si sono suicidate Anche sì. a causa di questo concatenarsi di eventi pandemici. E loro si sentono però chiamati in causa perché stanno arrivando. Chiamiamoli tutti. Dicono, nessuno aveva mai pensato a noi. Siamo in tanti. Vedo anche tanti Bene. ragazzi. Dammi il numero totale. O se vuoi splittarmeli, per me va bene, ma non ti volevo chiedere uno sforzo così grande. Ma penso sia il numero totale, perché mi viene 7.200. Ma è nel mondo, eh? Non in Italia. Chiamali Ah, nel tutti. mondo. No, No, non in qua sono Italia. solo in Italia. Morti da Cinivac, morti da non Cinivac. Morti da quando è iniziata la minchiata, tutti. Ah, così globale proprio. Sì. Aspetta, perché qua sta salendo tutto. Anche
il 95enne che magari si sarebbe preso l'influenza stagionale e invece si è preso questa, che tanto stagionale non è, che tanto innata così nel normale andare delle cose non credo che sia. Quindi perché? Aveva 95 anni, quindi era giunta l'ora, ma chi l'ha detto? Ma dove sta scritto? No, mi sembra un po' alto il numero che mi viene. Dimmelo. Dice 1 miliardo. Ah sì, sembra un po' alto. Però quelli che arrivano, arrivano e se ne vanno nel portale aureo. Chi è che te lo dice questo numero? La PS tua? Sì, perché è come se, sai che cosa? È come se si fosse creato in verità, cioè noi consideriamo queste categorie, di fatto è come se si fosse creata una catena molto più profonda di morti. Quindi come sono venuti quelli che si sono suicidati a causa della pandemia? Sono venute altre persone, non morte direttamente di CineVac, eccetera, ma come se si fossero lasciate andare a quella che era la loro, magari, principale patologia a causa di tutto questo vortice di eventi. E loro si sentono vittime della pandemia. Bene. Tutti nel portale aureo. Che ressa, mamma mia. È grande il portale aureo, però loro sono veramente tanti. Aprilo di più il portale aureo. Crea non so, un diametro di chilometri. E mentre entrano più agevolmente, facciamo andare anche i nonni e i parenti generici di Luca, ma chiediamo ai genitori un messaggio. A Luca, da lasciare un messaggio a Luca. Ti lascerò un messaggio a Luca. Dicono che è un uomo molto generoso. E allora, dunque, allora, aspetta un attimo. Però come se, allora, il papà io lo vedo leggerissimo, quindi non so se già era stato fatto un procedimento così di pulizia, di alleggerimento del papà, perché a parlarmi è il papà. E dice, sei un uomo molto generoso con la tua famiglia e con la società. Perché lo vedo molto evoluto rispetto ai disincarnati in generale, perciò che dico, forse è già stato fatto un processo di pulizia, no? E lui dice, utilizza questa tua generosità impiegandola positivamente, con buon umore, in maniera costruttiva, con gioia. E vedo che non so come dirti, no? Gli dà una carezza mista un po' a un coppino sulla testa, non so come dirti, no? Una roba un po' giocosa. E la mamma? Questo è il padre, Sì, questo è il papà. La madre la vedo invece un po' più apprensiva, forse, un po' più preoccupata. Gli dice ti vedo un po' sciupato. vabbè, che è una cosa tipica delle mangi. Mangi abbastanza. Va bene, li salutiamo. Dolce la mamma. Ok. Dai, la mamma lascia un fiore a lui e gli dice che lo deve condividere con la moglie e con la figlia. Tipo Di che un colore? girasole. È un girasole. Ma la cosa strana è che Che anche il significa? gambo è giallo. Significato ha il girasole? Giallo, ok, ma. Dice, non è un girotondo, vedi? È un girasole, perché lei già vorrebbe Yeah. riuscire a trasformare. Molto bene.
Grande mamma, la salutiamo. Tutti nel portale Auro e lo chiudiamo. Bello. Liberazione per tutti. Bene, torniamo a Luca, gli ultimi colpi, cause esoteriche di questioni fisiche. Analizziamo solo la causa esoterica, dolori addominali. Quindi tutta questa questione qua tra l'abduction e l'impianto. Raucedine. Un attimo, perché invece per la raucedine mi ricollega all'acqua, che quindi non è una causa Quell'acqua là. esoterica. Diossido. No, l'acqua in generale che deve bere. Ah, che beve poca acqua, vero, vero, Beve, deve bere. vero, vero. Occhio destro che lacrima. Allora, lo vedo sia legato all'impianto mentale, sia mi dà questa chiave un po' più invece emotiva, mi dice, hai il fumo negli occhi, quindi questa illusione, diciamo, anche no, di portare avanti, come hai detto tu, no? I rapporti di un tempo che non, in questo momento, insomma, no? Non hanno più senso di esistere, non come erano prima. Reni. Allora mi dà sia l'impianto perché se ti avevo detto che la parte davanti può influire anche specularmente sul di dietro, però anche legato al discorso di scarsità di acqua, tutte e due le cose. Prostatite. Sai che è molto simile tutto questo quadro qua? Impianto, acqua. Tiroide. No, tiroide però causa esoterica no, non la vedo. Eritemi alla gamba e capillari delicati. Beh, in passato lui ha avuto diverse abduction, no? È come se fossero gli esiti di queste abduction. E poi appunto questi eritemi così mi dà proprio come, non so, questi rettili, hai capito, che strusciano, che irritano, che sfregano, che lasciano anche questi puntini. Così. E poi comunque anche di nuovo legato all'idratazione, c'è poca idratazione in questo corpo, eh. Vedo la pelle che tira, che è secca. Si mangia le dita più che le unghie, così per il nervoso. Mangia la pelle, mangia proprio le dita. Eh sì, l'hai detto bene, è legata a una situazione emotiva, diciamo così, un po' di ansia, di agitazione, di sentirsi anche tante responsabilità addosso, non sapere come risolvere determinate questioni. Ok, la pastiglia della pressione che prende causa esoterica, gli fa bene o gli fa male? Lui è un uomo un po' particolare, nel senso che a un uomo medio potrebbe anche fare bene, ma a un uomo come lui mi dice, allora mi dice, va bene, ok, prendila, continua a prenderla, nel frattempo prova a fare delle ricerche e a comprendere se tu hai la possibilità di andare a sostituire quella con un qualcosa di differente, possibilmente di più naturale. Perché è come se il Cioè, suo corpo sta chiedendo un'evoluzione. un collegamento tra questa questione della pastiglia della pressione e la dieta. Lui si è domanda, Esatto. si è presentato a noi come fieramente onnivoro e che comunque la carne, però si capiva che stava dicendo il contrario. Sì, è proprio così. In generale il suo corpo sta chiedendo questo salto evolutivo. Questo salto evolutivo gli fa comprendere che l'alimentazione carnivora
Ormai è un po' archiviata già per lui, già un po' appartiene al passato, però lui rimane un po' ancorato a queste sue abitudini, quindi in questo caso l'abitudine alimentare, nell'altro caso l'abitudine alle compagnie solite, diciamo così, no? Senza riconoscere invece qual è la sua necessità evolutiva che lo porta a scavalcare queste cose, ad andare oltre, perché ormai sono superate, hanno fatto il loro corso, andavano bene finché ci sono state, adesso è il momento di altro. Ok, Luca si è assentato un attimo, poi vedrai la registrazione, comunque abbiamo parlato anche di alimentazione. Ok, Luca si chiede, questa forse è la parte più interessante, quali capacità medianiche ha? Quali capacità medianiche può sviluppare? Ha un buon 8% di cervello, quindi siamo in una media alta. E come comunicare con la sua PS? L'unica volta in cui ha avuto una risposta dalla PS gli è arrivata la parola Trimurti, quindi la Trinità. Quindi ritorniamo a questo discorso evolutivo. La sua PS gli vuol far capire attraverso questa parola Trimurti, quindi attraverso la Trinità, il suo percorso in che cosa consiste. Allora, l'unione fra la mente, il corpo e lo spirito, dove spirito e anima sono insieme, ok? Però gli sta cercando di far capire in maniera più ampia, che il corpo è non solo il corpo suo, fisico, materiale, gambe, braccia, eccetera, ma in generale la materia circostante. Quindi, per esempio, anche il discorso alimentazione, anche il discorso, per esempio, farmaci, prima abbiamo preso il farmaco della pressione. E poi vedo che nel tempo la materia diventerà anche gli eventi, lui riuscirà a capire che gli eventi sono materia. Poi, quindi, questo per quanto riguarda il corpo. Allora, per quanto riguarda la mente, lui ha una buona intelligenza, quindi è come se però dovesse integrare di più questa parte di ricerca e di intelligenza logica a una parte invece più di fantasia, di intuizione. La mente in questo, anima e spirito, quindi parte eterica e parte subliminale, lo mette insieme. Quindi la triade è questo: lui che riuscirà nell'arco della sua vita a connettere questi, chiamiamoli tre settori, per comprendere che sono un'unica cosa. Ma lui lo sta facendo adesso, gradualmente, no? In tutte queste difficoltà. In tutti questi eventi della sua vita, anche insomma, anche duri, no, da accettare, ci sta arrivando a unire questi tre elementi. Le capacità medianiche quali saranno essenzialmente? Sai che qualcuno è più per la lettura del pensiero, qualcuno è più per la telecinesi o altro. Oddio, è venuto fuori una cosa paradossale, no? Perché lui adesso appunto è carnivoro e vedo che è come se riuscisse a comprendere i messaggi del mondo animale vegetale. Prima però vedo più il mondo vegetale ed è forse per questo, sai, che lui riuscirà a comprendere maggiormente le cure alternative basate su degli elementi naturali, perché è come se riuscisse a captare i messaggi che provengono, capito, da questi elementi naturali. E poi è come se riuscisse in qualche modo a captare messaggi dal mondo animale. Questa cosa non me la sarei aspettata, nel senso che mi aspettavo più altre cose, tipo lettura del pensiero, invece quella non la vedo. Luca, tu hai animali? Potrebbe avere un senso prendere un gatto, un cane. Sia per lui, e questo, in funzione di questo, sia per la figlia, la moglie. Sì, vedo proprio che sarebbe quasi sia calmante per tutti quanti, sia un elemento di unione.
vedo anche di accudimento comune e anche di divertimento, perché si creerebbero delle situazioni giocose, simpatiche, che coinvolgono tutti e che potrebbero alleggerire alcune situazioni di conflitto, di contrasto, di acidità, mi viene. Ok, visione della moglie e della figlia nel cinema. Partiamo dalla moglie, che qualche sessione l'ha vista, ma non è così interessata. Idem la figlia, dice che vuole fare una sessione, ma non ha vista neanche una delle nostre. Sì, loro hanno il loro pezzettino da fare, perché vedo che la figlia mi dice che lei ha bisogno di sperimentare la frammentazione, per poi ricomporre questa frammentazione, mi dice. E quindi è ancora in questa parte qui della sua vita, in cui ha bisogno anche di sperimentare anche, come dire, no, la frammentazione rispetto alla madre, per poi capirne l'importanza dell'unione. Quindi ho visto che ha sperimentato anche delle frammentazioni rispetto a se stessa, quindi è come se avesse vissuto dei momenti di dissociazione rispetto a se stessa, no? Degli scollamenti di alcune parti di sé, per poi riunirle, quindi ha bisogno lei di fare questo tipo di esperienza qua. La madre vedo che appunto ha bisogno di fare questa esperienza di rielaborazione del trauma, cioè di comprendere, la sua PS ha bisogno di comprendere che i traumi Che è successo? Aspettiamo un attimo. Monica? Sì? Sì, Monica, è andata ci via sono. 30 secondi. Dimmi, stavi dicendo 30 secondi fa. È Ah, beh, perché era andata via. interessante. Infatti, come sempre, ormai non ci stupiamo più. Dicevamo. Dicevamo che, a proposito della Trimurti, loro sono un'altra triade, madre, padre e figlia. Ok? Dove hanno, essendo comunque tre anime distinte, ma sono anche tre anime che hanno scelto di entrare in un microcosmo, ok? Quindi di concatenare le loro esperienze, hanno sicuramente esperienze diverse da fare, per cui la madre ha da fare come esperienza la rielaborazione del trauma, cioè la sua PS vuole farle comprendere che i traumi possono essere risolti, superati. Infatti le sta facendo vivere vari traumi per farle comprendere che ogni trauma può essere risolto. E vedo che questi traumi un po' diminuiscono di intensità, per lei. La figlia ha bisogno di sperimentare la frammentazione, la disgregazione, per comprendere l'importanza dell'unione. Quindi anche questo conflitto che ha con la madre è per sperimentare questa cosa. Poi ho visto anche che la figlia stessa ha vissuto dei momenti di frammentazione rispetto a se stessa, di scollegamento, alcune parti di sé che sono scollate e poi si sono riunite. Okay? Il padre, che è appunto Luca, che sta facendo qua con noi la sessione, ha bisogno di comprendere che lui è importante all'interno della famiglia, ma che tutti quanti hanno deciso di fare questo gioco. Ok? Quindi lui non è responsabile. Cioè lo è in una certa parte, ma tanto quanto loro. Questa è un'altra triade molto bella, che può far vivere, a questo microsistema, diciamo così, un'esperienza evolutiva molto importante. L'hanno capito la figlia in eterico, la figlia e la madre, sì, e la moglie. Allora, la figlia sembra averlo capito un po' di più. La madre mi dice che forse ha bisogno ancora di qualche trauma di minore portata per comprenderlo. Si sta disperando, Luca. Di minore portata, eh? Ma io vedo che sta andando a calare, ecco, vedo che la sua vita è partita con traumi ben più grossi. La figlia ha visto il discorso Papa?
Beh, allora la invitiamo, come la moglie, ma specialmente la figlia, ad assistere a quello che adesso farà Luca. Se lei, per sua scelta, vuole fare le stesse cose per se stessa, oggi o domani lo può fare. Luca è invitato ad andare nel suo cluster. Si sono riformati dei contratti, perché di fatto il quadro delle interferenze non era stato eliminato in maniera completa. Mancavano le mentali. Ci sono contratti relativi a 1978 vite, sia relative appunto a entità eteriche, sia relative a entità mentali, che lui ha stabilito con se stesso. Ci tengo a sottolinearlo. Le entità sono brutte, cattive, serpenti, cobra, i militari. Lui le vuole, lui le chiede a se stesso, lui decide di averle per fare delle esperienze, imparare delle cose. Non è una lotta impari quella che stiamo combattendo. I cattivi ci vogliono vessare perché noi siamo qui nell'Eden rovinato. No, questo è un campo di prova, una palestra dove ci si sottopone a delle prove di continuo. E lui non fa eccezione. Quindi se deve dare colpa a qualcuno delle entità, non la dà a nessuno la colpa. La responsabilità è sua, è lui che le ha volute. Quindi è lui che ha rimesso questi contratti. Se vuole, li toglie. Oggi. E come per magia, scapperanno tutte le entità. Ma se vorrà rifare una certa esperienza, con che ne so, l'entità mentale 4, della disfatta e del disfacimento, lo farà. Se vorrà. Per il momento non è così. Quindi togliamo tutto, tolga lui tutte. Sì, mi ha già portato al cospetto di una tavolata di legno lunghissima. In questa tavolata di legno sono distribuiti tanti bicchieri con dentro un liquido indescrivibile, nerastro. E quelli sono appunto tutte le vite e i contratti rispettivi. Bene, via tutto ad Eternum qua. E simula il girasole che le ha lasciato la madre. Avatar, via ad Eternum. Ok. Fatto? Sì, a posto. Beh, non c'è più niente, inutile dirlo. Nuova frequenza. Da 2 miliardi a quanto sta. Settantuno miliardi. Nuova consapevolezza. 201%. PSPE. PS viene 57%. Vite precedenti. 1214. Cervello. 10.3. Messaggio della PS con cui noi possiamo comunicare in ambiente ipnotico a Luca. PS e PE insieme però, PS e PE insieme, sì. Ma è solo PS. Non sei solo, non sei mai stato solo. C'è un mondo intorno a te che ancora devi scoprire. Scopriamolo insieme. Ci sono nuove alleanze dietro l'angolo che potranno fare accrescere i nostri interessi, le nostre conoscenze. C'è la possibilità di creare una nuova associazione, una nuova comunità. Possiamo di nuovo far sorgere il sole insieme. Non ti preoccupare se inizialmente tua moglie e tua figlia possono non seguirti. Approfondisci comunque questi nuovi orizzonti e poi loro
si accoderanno in qualche modo. Non pensare che le stai tradendo, non pensare che ti stai allontanando da loro. Stai costruendo un nuovo futuro radioso. Il tuo contributo è essenziale. Comunque mi dà i bottiglioni d'acqua, eh. Mi fa vedere i bottiglioni d'acqua. È del bere, Come no? lo vedi in generale? Mi appare con un vestito nuovo, mi dice, ho un vestito nuovo. Ho un vestito nuovo, voglio affrontare in modo nuovo, da qui in poi la mia vita, facendo tesoro di tutto quello che ho imparato. E mi fa Benissimo. vedere che alza il calice. Perfetto. Abbiamo finito, Monica. Bene. Sì? Hai qualcosa da aggiungere? No, voglio solo dire che ho visto che brindava e anche il calice della mano sinistra adesso era intatto e ho visto che lo offriva a sua moglie. Benissimo.